Iniziamo male. Giorno! Oggi festeggiamo un traguardo importante. Dillo anche tu, un traguardo importante. Dillo, dillo. Che schifo. Il raggiungimento dei 100 iscritti. Yeah. Prima di sistemare casa come di consueto, apro YouTube e mi imbatto nei miei due pelati preferiti. Dopo di me, ovviamente. Sentivo il dovere forse di fare qualcosa per la quarantena, ma in realtà è più uno stimolo che è nato perché mi stavo annoiando, no? Come la maggior parte delle cose che facevo anche quando ero bambino. Questa noia adesso è tornata alla grande, alla carica, grazie alla quarantena. E quindi ho detto, no, cioè, qualcosa devo fare. E ho cercato di fare un format che parlasse proprio del nulla, cioè delle notizie meno interessanti possibili. E quindi ho inventato questo TG. Avevo anche dei dubbi se pubblicarlo o meno, non ero per niente sicuro se pubblicarlo. Poi ha fatto dei buoni numeri la prima puntata e poi ho detto, vabbè, spingiamolo su YouTube. E ho iniziato a spingerlo su YouTube e sono diventato YouTuber per la prima volta nella mia vita. Perché io sono nato grazie a YouTube nel 2005-2006, proprio quando è nata YouTube, perché i miei video andavano in onda su Italia 1 e in Mai Dire Grande Fratello con la Giarappas. Però molti li pubblicavano su YouTube. Ad un certo punto però la svolta. Pronto? Pronto? Salve il signore Otra? Sì, con chi parlo? E comunque perché parla in italiano se siamo in Giappone? Sono Mariela e lavoro al Takarakuji di Kagoshima. Volevo dirle che hai vinto 500.000 yen. Vieni a ritirarli? Certo, certo. Dove ti preciso? In cucina. Ah, ok. Non ho mai avuto così tanti soldi in vita mia, quindi non li so tenere in mano. Non so neanche bravo. Non so bravo a contarli. Fai vedere come si fa. Show them how to do it. Abituato a bei soldi, A dirla tutta è un regalo fatto da persone a noi vicine, ma sono comunque soldi caduti dal cielo proprio come una vincita alla lotteria. Quindi clickbait sì questo video, ma con quella similitudine tinta un po' di filosofica retorica probabilmente mi perdonerete. Sono quasi le 8 ed optiamo dunque per una cena sfarzosa ed elegante al ritmo di... Oh.